Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ok, fermi tutti. Stavo per mettermi a registrare Pokémon Insurgents e mi esce su Serebii questa incredibile immagine. Su Serebii, signori, quindi è praticamente ufficiale ed è un'immagine dedicata ovviamente a Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Possiamo vedere, ragazzi, Au che sembra decisamente più incazzoso in questa immagine, poi non si sa come sarà nel gioco, ma per il momento sembra essere così. Possiamo vedere Gladion, vediamo Nebulino, vediamo Lilia con in mano una Pokéball, quindi magari nella trama di Sole e Luna lei allenerà effettivamente dei mostriciattoli anziché essere la fighetta di turno come al solito, in sostanza. Abbiamo i personaggi principali, abbiamo i tre starter, ma ragazzi, ciò che colpisce la nostra e mi auguro anche la vostra attenzione non sono le due forme di Necrozma dietro, ma sono quegli uomini in alto alla pagina. Quegli uomini che non sappiamo effettivamente che cosa siano, non ne possiamo avere idea, sembrano essere effettivamente dei membri di una sorta di team malvagio magari, e si trovano esattamente sotto al portale che abbiamo visto nella regione di Alola, sopra l'ultima isola. Ora ragazzi, non mi sbilancio a dire che cosa possano essere, non vorrei sbilanciarmi, in questo momento sosterrei una sorta di comunque team malvagio aggiuntivo, non so come, non so perché. Addirittura alcuni hanno parlato, ragazzi, di un possibile ritorno del team Galassia in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, legato comunque a quel portale che ha ricordato a moltissimi quello che c'era a Sinnoh e alle loro tute comunque che richiamano agli astronauti. E nulla, ragazzi, l'immagine non è in altissima definizione, quindi è molto difficile vedere di che cosa si tratta. Possiamo solo vedere che comunque si tratta sicuramente di personaggi in uniforme e quindi probabilmente appartenenti a una chissà quale organizzazione malvagia. Io, ragazzi, sono veramente senza parole, perché questi personaggi potrebbero rivelare in futuro qualcosa di veramente importantissimo e non so veramente che ruolo potrebbero giocare all'interno della trama. Non possono essere il Team Header, perché il Team Header l'abbiamo già visto con la sua divisa normale. Insomma, chi sono questi personaggi? Cosa potrebbero rappresentare? Io veramente, ragazzi, non mi dilungo oltre, perché voglio lasciare la parola a voi e sinceramente non so che cosa possono essere. So che sono comunque figure umanoidi, quindi comunque si tratterà sicuramente di umani e non di cose stranissime, almeno secondo la mia opinione. Poi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E quindi nulla, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, passate dai social in descrizione. Ma fatemi sapere soprattutto, ragazzi, nei commenti che cosa ne pensate di questa immagine incredibile. Detto ciò, io vi saluto, premete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed. E noi, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video.